Qui siamo a Campo dei Fiori e adesso ci apprestiamo ad andare al Forte di Urino, che è distante, sono 7 chilometri, sono 2 ore e 20. Siamo percorso per Forte Urino. In alto si vede l'osservatorio astronomico di Varese. Del parco, ci sono i vari sentieri, il 21, i sentieri che c'è il parco stesso. Questo di fare un bel picnic. Corso del funicolare, questi vado un pezzo da Varese al Campo dei Fiori, lì in fondo è il Sacromonte. Funicolare il tempo che fu, prendiamo in alto il sito astronomico di Varese, il Sinerpica a neve. Mule dei fiori violetti, San Giuseppe Schiavi, però ancora l'osservatorio, l'altra neve. Ci stiamo avvicinando alla meta, ho fatto un'ora di percorso, da farne ancora uno. La scienza naturale sui territori serati, tutti quello che segnalare le piante, la flora, la fauna, che qui sono protette, perché in realtà senso ci esistono tutti i settori. La scienza del tuo autore fuori 1106 metri sul livello del mare, la sua panoramica. La panoramica, se non ci fosse, non so se vediamo allora.
dovrebbe essere panoramica. La fustia. Dove si dovrebbe essere, non ci fosse la foschia, la guida adesso. Da qua adesso non c'è più, c'è un tumulto. Aspetta, c'è un fiorino qua, 3 chilometri. Abbiamo fatti 3 circa. Attendiamo. Proseguiamo. Vediamo di riuscire a farcela. Oggi è trovato tutto di crotte e chilotri di boschi prati magri, briaco, grappriolo, sparviero, pungito, prima l'orecchio d'orso e narciso. Mi serve una trova di scritta da volgere. Insieme si è eventuale di lago di Ganno, la vibrinza del Carec, Pau Maggiore, Partico di Serra, fa parte estreme dell'arco protette dell'arco Campo dei Fiori. 735 metri, 155 metri della più grande intera territorio del mondo del parco. 3,5 km. Siamo un po', siamo veramente vicini, un po' avanti perché c'è la neve, speriamo che riuscire a farci. Forte Dorino, il sentiero del Zotto, capo il nome del Tendese, c'è da percorso 1964. Proseguiamo, speriamo di riuscire a arrivare al giro di un'oretta, di tre quarti d'ora. E sto avvicinando il mese giusto del lago, questo è il fuori di Torino, chilometro 1,6, giusto il lago del lago, ma siete un parco, paesaggio botanico, foschia, potete vedere, forse è foschia. Un'altra volta è venuto su e mi si è scaricata la macchina proprio quando è arrivato in cima. Questa è della vostra o del CAI? No, è un signore 85enne. Ah, capito. La parte questa rimane aperta a tutti. Ah, sempre aperta. Ah, capito. Da qui invece rimane. Ah, capito. E lei ci sta solo a fine settimana o tutto il giorno? No, io vengo una volta a settimana. Che siamo arrivati allora alle 41 circa, la neve abbiamo impiegato un po' più delle 2:20 regolamentari. Siamo arrivati a Forte di Orino, sul panorama. Un po' di fiori. Parco sempre grande, Arcomeggio, Ponte Ganno, Ponte Colonna, posso un'altra vaglia, faccio Valcuvi, vedere Valcuvi, Cugliate, Anico, Sertorale, Brinzio. Forte Torino si è quasi spettacolare vista a 360 gradi, 360 gradi. Su gran parte dell'arco alpino, non c'è notte più limpida, le viste spazi dell'Apennino fino alle Alpi Orobie. Ci sono notti visibili dal Finto Salum, il Pizzo Badile, il Pizzo Cengalo, il Pizzo Bernino, il Geroso. Adesso torniamo al paesello.
spinto gli altri anniversari di fondazione, 8 maggio 2006, Porto Torino. Diciamo che avevamo il limite altamente efficace la macchina da spostare un cielo granati di 40 km a una distanza bassa di 10.000 300 metri tra le croce e varise. Adesso qui se fosse si vedesse ci fosse possibile vedere il lago di Varese, il lago Maggiore, ma ancora senza fermarsi, girate fino a Bovino per bagno, per io, queste qui. Rotari, fondamentale cosa faccio, la sono di schiaparelle per collegionare. Subito il sito parco capo di fiori.it. Passare, spiego il motivo per cui c'ho il cappotto. Siccome faccio YouTube, allora voglio fare un video virale in cui c'è un piscuano che va al Monte Torino col cappotto. Era battuta così. Siccome è venuto così, era Varese, una volta nella stessa biblioteca, per andare così. E sono arrivato qua. Buona prosecuzione delle letture, buona giornata. È piacere averla incontrata. Di nuovo. Torniamo di ritorno, però passata facendo una cosa da Campo dei Fiori giù verso Cocchio, in modo da cominciare un po' meno neve, un percorso più diretto, così dopo andiamo a nord, andiamo a fino a Forte Verino forse. E la caldana coca come 5 ore 40, vabbè. Senti, ero 17, c'è anche per te come ricavirate per di tempo maggiore, partiamo il 4.5 Cocchio, sentiero 17. Scusate, portatemi nei boschi.
siete i Dio sempre sono ben segnati. Sono io che non ho l'occhio fino, ritorno Andrio e purtroppo devo prendere il percorso che ho fatto in andata annegandomi la neve. Never mind. Vai. Un po' di fiori, ci potessero essere, se non dire una cosa non facile, per il parco, prati e magri, e abiti per i massi di fisco agri che persiste le sue aree di poveri e nutrienti, vengono falciati regolarmente anche solo pascolati e sono di grande interesse naturalistico, fra l'altro modo ricco di cedere valori, infatti, vedete che si perde il seno, poi altro pochi servizi, in realtà, per il contrario. Magro, c'è in periodi non troppo recente la spesa di diametro di 20 specie di gebra per metro quadrato. La parte magra era l'origine dell'antica opera di sfruscamento seguita per il Pasqua e Forella, dal punto di vista di cerevole ricche informazioni erbacee del prometto, le litine necessarie per il nome latino, fosse sacco, eccetera, eccetera. E insomma, questo è un tema. Non so, di ritorno. Praticamente torniamo in prima. La parte della neve dovrebbe essere superata, speriamo. Monte, scusi di ritorno. Adesso a monte. Qui ripassiamo dove ci fu la funicolare. Sera. Sera. Campo di fiori. La campo di fiori al Sacromonte. Alla forza di urino.
prendiamo il nostro bus, ci riporterà. Paesello.